Tutti quanti no, spero siamo rimasti. Ha chiamato mamma? Stiamo facendo proprio i danni qua. Ci dispiace veramente assai, veramente assai. Via, amana mani. Eccoci qui. Ciao amici, mi stai guardando? Dai, sveglia, per piacere, oggi sarà un giorno molto intenso per noi di Amman Amman Television. Siamo qui come rappresentanti dell'Italia e dell'Inter per, diciamo, vedere questo stadio di questa squadretta fino all'anno scorso. Vincitrice di tutto quest'anno, diciamo. Quest'anno ha vinto poco, ma soprattutto ha perso come anche vedete, la faccia per quello che ha fatto contro gli italiani. Quello che hanno fatto contro gli italiani. Certo, come vedete c'è molta amarezza. Gente, c'è mestizia, oserei dire, e il mio amico studio mi appoggerà. Certo. Perché? Perché adesso ci sono un passaggio testimone per la squadra più forte d'Europa. Sì, guarda, giustamente, ma adesso abbiamo anche la sorpresa. L'impresa di oggi degli amici di Amman Amman è ancora più grande di quella di ieri. Non fosse altro, per cui noi entreremo qui e indosseremo due casacche nerazzurre e faremo delle foto. Nonostante l'amarezza di questo pubblico che... Un pubblico, una ferita ancora fresca che non si è rimaginata. Un pubblico, oserei dire, ingiallito. No, adesso ma... io la metto giusta. Noi getteremo del sale puro su questa ferita ancora aperta. Mi faremo molto male. Sì, sì. Vedete, nessuno ci sta con una maglia diversa che non sia del Barcellona. È adesso ovvio. Noi entreremo e di soppiatto, sarei di soppiatto, appena dentro ci travestiremo da campioni d'Europa. Da campioni d'Europa. E certo, se proprio di ministro brucio sto video. La finale facciamo una grande prima. Se lo tagliamo, quindi ci travestiremo e vedremo lo sguardo sorpreso di chi ormai ha perso lo scelto. Tra l'altro notiamo che la nostra guida del Pullman è un socio del Barcellona. Un socio del Barcellona che veramente ha strabuzzato gli occhi, nonostante. Scappa per dimenticare. Ce li aveva già strabuzzati, dobbiamo dire. Però quando ci ha visti con questo logo qui, e sottolineo questo logo, e adesso insomma faremo la storia del Campo Mu. Del Campo Mu, anche noi. Si chiama Campo Mu questo, non ha ancora cambiato le scritte, però si chiama Campo Mu. Siamo in attesa di entrare a tra poco con il travestimento dei vostri amici di Amman Amman Television. Amman Amman Television. Ecco. E c'è il Pippone, è inquadrato il Pippone che è andato via sì, per vincere. Sì, lo sto inquadrando, sì, lo sto inquadrando. Il Pippone è andato via per vincere la Champions. Ma non ha vinto proprio niente invece. E Mourinho gliel'aveva anche detto. Figa, l'Acquoli senza di te hanno vinto, adesso vai tu là e non vinci. Tanto la guida si è imboscata per non farci entrare, ma noi entreremo lo stesso, amici di Amman Amman Television. Amman Amman. Amici di Amman Amman Television, come vedete faceva un po' freddo, abbiamo messo le prime maglie che abbiamo trovato, ma qui qua, se faccio vedere pure la tua. C'è pure la tua, Zuccio?
Hai preso la prima maglia che avevi anche tu? Che abbiamo preso a mano a mano. Ci stiamo smuovendo, però vediamo delle facce un po' triste in giro, non capiamo, veramente mi ha detto tanta mestizia. E dobbiamo fare presto perché tra un paio di settimane dobbiamo andare a Madrid, loro invece non hanno nulla da fare, quindi facciamo salire la gente tutta quanta. Ecco, tutta gente che sale. Un po' le facce che riguardano e ridono. Nessuno che ride. Siamo gli unici che ci siamo messi in tre colori diversi da blaugrana. Aspetta, è questo signore che mi passa la telecamera, poi fa la maglia che tu porti sulle spalle. Che... Oh. Questo signore, se ti acchiappano, ti fucilano in piazza? Ma c'è lo zoom messo? No, ok, si è vista la maglia che tu porti. Cosa vuoi dire vestito di questi colori? Lascia una dichiarazione per... Non solo dire, vabbè, italiano mi sono vestito stamattina. Non sono tifoso del Milan. Vabbè, però è una soddisfazione. Commenta, sì, è una soddisfazione da dare. Commenta l'esperienza di... quello che hanno fatto il film Marcellolisio e come si sono comportati. È la faccia che stiamo facendo. E gli amici di Amman Television hanno vinto un'altra sfida, l'ennesima di questo viaggio. Questo viaggio. Siamo vincitori di tutto. Ok. Ma visto che stima che c'hanno? Ci stanno stimando? Sì. Siamo in una zona, diciamo. Andiamo a Madrid? Vamos a Madrid. Di chi è come se fossimo a un funerale, perché la coppa sta per partire alla porta di Milano. Un attimo, vedete a pilastro la coppa. La coppa sta per partire alla porta di Milano e qui c'è tristezza perché ce la siamo venuti a prendere. Ecco, ci hanno mandato a noi la mano avanti per prendere, la metteremo nel bagaglio a mano e ce la portiamo a Milano. Non fa nessuno da qui portando si misurano 50 euro, mi fai fare foto, scusa. Già anche coperto i sedialini, quelli là degli abbonati, fai vedere il piacere. Ah, sì, c'è il sangue che abbiamo lasciato i nostri ragazzi qua sopra. Fin qui. Inquadra gli idranti che hanno aperto per non farci festeggiare questi sportivi. E dove stavano di questi del calcio del 2000. Diciamo che noi abbiamo difeso là, quindi questa metà campo qui sono stati aperti gli idranti per non farci festeggiare. Praticamente sono quando adesso in fondo sulla sinistra. E lì a terra è svenuto Busquets per niente. Cioè, Fede ha fatto una finta. È stata una finta assurda. È stata una finta, sì. Ci hanno provato, ma sono riusciti. Per il resto è quasi tutto qui da Manaman Television. Restiamo a controllare un po' di gente perché ci fa male al cuore. Ci fa male al cuore perché siamo sempre esseri umani. Inferiori, però sempre esseri umani. E quindi niente, adesso rincuriamo un po' la gente. La gente è seduta, ci vediamo la gente. La maglia. Facciamo altre due foto, dai. Siamo tristi, ci dispiace veramente assurdo. Da qui a Manaman Television. Ciao, dall'Italia.